Allora, raga, sapete benissimo che quando mi vedete fermo sulla sedia è perché sono nervoso. Stasera sono molto nervoso. Ed è per questo che sono qui, ovviamente senza microfono, perché voglio essere l'unico youtuber senza il microfono. Voglio essere il vostro youtuber spartano. Non mi interessa, non so, la tecnologia non mi interessa. Ci ho provato, ma la tecnologia non mi piace. Il mio cellulare e basta, nessun programma, spartano. E sono arrabbiato, ma non per quanto riguarda, non so, che anche oggi compriamo domani Emerson. Perché manco fosse Roberto Carlos. Perché mi sto adattando, mi sto abituando. Non sono arrabbiato per la lungaggine delle trattative, perché ormai, raga, non prendiamoci in giro, abbiamo capito sia io che tutti voi come opera questa società. Alla questa società non gli importa di portare il prima possibile a Mr. Fonseca i giocatori. Non gli interessa di quanto sia importante per un allenatore avere i giocatori da integrare nel suo modo di giocare il prima possibile per poter creare un Milan subito prestante, performante. A questa società l'unico interesse è cercare di prendere i giocatori che per me alla fine prenderanno, pur rischiando, perché magari Fonseca oggi si parla ancora del Manchester United, però i giocatori li prenderanno, però chissà quando. Ma a loro gli interessa di prenderli al minor costo possibile, a discapito della preparazione, a discapito di ogni cosa. Ma l'importante è risparmiare ogni singolo euro. Ma oggi sono nervoso per altro, ma prima vi invito a iscrivervi al canale e soprattutto lasciate un pollice in su al benzinero, non vi costa nulla, ci perdete un secondo, basta cliccare. Sono nervoso perché mi sento preso in giro, mi sento preso in giro da questa società, dal modo che ha di operare, da cardinale, dalle parole che dice e che poi non mantiene. Da tutto questo mi sento preso in giro ed è di questo che voglio parlare e mi dispiace molto, ma non per me e neanche per voi che seguite questo canale. Mi dispiace, o altri canali che seguono un po' questa linea. Mi dispiace per chi crede in Gerry Cardinale, mi spiace per chi si fida di questa società. E mi sento preso in giro valutando soprattutto come si muovono società più ambiziose della nostra. E oggi quello che ha esasperato il mio nervosismo è stato vedere come si è mosso l'Atletico Madrid. E attenzione, lo sappiamo tutti che non c'è paragone anche solo alle entrate economiche che hanno squadre della Premier o squadre spagnole, perché se andate a verificare, in Italia le entrate dai diritti TV sono un terzo, quasi un terzo di quello della Liga Spagnola, un quarto e forse un quarto sicuramente di quelli della Premier, quindi hanno potenziale economico maggiore. E questa è già la prima presa in giro di Gerry Cardinale. Quando Gerry ci dice che voglio vincere oggi, ma anche in futuro, dare continuità nelle vittorie e essere competitivi in Europa e provare a vincere in Europa, vi sta prendendo in giro. A parte che non vi dice quando, fra quanti anni, va mai detto entro il 2025, 26, 27 saremo una squadra che può competere con Real Madrid, il Manchester United. Ma il Manchester United no, perché è da anni che fa il Manchester City, scusate. No, non lo dice, non ci ha mai detto quando. Ma finché non raggiungiamo quei livelli economici, e quindi deve essere globale in tutta Italia delle squadre, noi non riusciremo mai a essere competitivi. Però possiamo essere competitivi nel modo di operare.
Cosa dico? Finché in Italia ci saranno questi tipi di presidenti alla Gerry Cardinale e non capiremo che per riuscire a vincere, per riuscire a fare in modo che le televisioni ci paghino come la Liga o come la Premier, dobbiamo avere giocatori forti nelle nostre rose, tutti Milan, Inter, Juventus, finché non avremo presidenti pronti anche a spendere di più delle loro possibilità per creare squadre forti, non riusciremo mai a essere competitivi a quei livelli, perché il divario è troppo alto. Ma se operiamo bene sul mercato con ambizione, possiamo almeno ridurlo quel gap. Cosa ha fatto oggi l'Atletico Madrid? Ed è per questo che mi sento preso in giro da Gerry Cardinale, perché per me ha zero ambizioni. Oggi l'Atletico Madrid sostituisce Alvaro Morata, che ha 32 anni, che è andato al Milan, ma non come pensavate tutti, grande sgarbo, abbiamo preso un campione d'Europa. E badate bene, Morata non si discute, però l'unico che è stato contestato in tutti gli europei, in tutto questo europeo vinto dalla Spagna, è stato Alvaro Morata, tanto che la compagna di Morata si è arrabbiata. Però loro perdono uno di 32 anni e vanno subito a prendere Sorloth di 28 anni, un bel bomber, e oggi chiudono per Julian Alvarez, ci spendono 90 milioni. Cosa voglio dirvi? Perché io mi sento preso in giro? Perché il Milan, cioè praticamente Julian Alvarez è la prima punta e poi ci mettono 24 anni, uno di esperienza, ma non uno su di età. Il Milan toglie Giroud, una società con ambizione che pensa a vincere anche nel futuro, come dice Gerry Cardinale. Cosa doveva fare? Andare a prendere un giocatore non di 90, lo sappiamo tutti che in Italia non si può fare. Doveva verificare i 10 migliori giovani attaccanti che ci sono in giro per Europa, prendere uno che costava dai 40 ai 45, 50 al massimo, verificare in quella fascia dove secondo me anche in Italia si può operare e prendere un attaccante giovane, forte. Poi ci affiancava Morata, cosa che questa società senza ambizioni non fa. Ed è per questo che io mi sento preso in giro da Gerry Cardinale, perché sta facendo un mercato senza ambizioni che potrà fare bene in Italia, perché attenzione, io non sono un disfattista che pensa che è tutto brutto, che è tutto marcio questo Milan. No, io penso che abbiamo una buona squadra che può competere in Italia. Ma vedete voi un presidente in Cardinale con il bruciore di sedere dopo i 6 derby persi? Vedete un mercato di una società, di un presidente che dopo aver perso 6 derby e aver visto un Inter che gli schiaffa lo scudetto in faccia e la seconda stella, ha la voglia di ritornargli tutto quello che ha subito? La vedete voi questa ambizione in questo mercato, anche se dovesse finire con gli acquisti che vuole fare il Milan? Io questa ambizione non la vedo, questa rabbia di volere restituire al nostro avversario quello che abbiamo subito, io questa rabbia su questo calciomercato non lo vedo. Poi sì, si stanno impegnando per lo stadio, per carità, ma per un interesse loro, per poter vendere il Milan a di più, c'è bisogno di uno stadio e del bilancio a posto. Quindi la storia che dice Cardinale che vinceremo nel futuro è solo una cosa per buttarvi fumo negli occhi, perché nel futuro c'è che Cardinale venderà il Milan, non vi farà mai vincere quello che sperate voi che credete in Cardinale di vincere. Tutto qua, raga. Sempre forza Milan, iscrivetevi al canale e buonanotte a tutti.